Salve a tutti ragazzi, io penso che siamo in diretta. Sì, È tutto colpa della GPS. Ci abbiamo scoperto questa nuova eccoci, funzione. ci siamo. Allora, aspetta, prova ad andare un attimo in push to talk, un attimo così non ci sono le cose costanti. No, ma sempre un no, ma io non ne sento più, forse era soltanto lì. Vabbè, allora a posto. Posto così, eccoci qua. Salve a Comunque, tutti ci ragazzi. siamo? Siamo online? Sì, Tutto siamo bene, mi senti? online. Sì, ho controllato io. Perfetto. Aspetta che spammo un poco. Fatemi spammare un secondo che è sempre giusto. Tanto va che va taglio questa parte. Mi piace che su Twitch mi dice continua a seguire dopo la pubblicità. Ma cosa? Ormai comunque sì, tu siamo tutti. Allora, è tutto perfettamente in ordine, quindi benvenuti a tutti. Forse nella via scaria ho sbagliato, ma non fa niente. Comunque questa dovrebbe essere la 25esima puntata. No, l'ho scritto bene, 25esima puntata con la storia. E senti di nuovo il ritorno. La storia di. Chi è che c'è che mi fa fare il ritorno? È sempre Sei Tony. tu, Tony. Niente, non ce la facciamo proprio. Tony, potevi. L'unica cosa che potevamo fare è che lui poteva vedere dal computer la puntata e poi dal cellulare parlare. È l'unico Anche io. modo. Ma non credo Eh sì, che. perché sentiamo il tuo ritorno. Non so cosa dire, avevo detto però metto il push to talk adesso. Bravo, sì. Ma non è che quando parli tu non c'è. No, se mette il push to talk, secondo me risolviamo, perché il ritorno è perché passa per il suo microfono. Quindi se non preme il push non c'è il ritorno. Infatti ora non lo sento più il ritorno, perfetto. Non lo metto neanche ancora il push to talk. Vabbè, sono i misteri, capito? No, quando parlo io allora. Tony, stai sabotando Claudio, di la verità. È Sì, solo io non sto facendo niente. palese. Eh sì, non stai facendo niente. Va bene, io non parlerò. Farò dei gesti. Vabbè, allora io volevo però. Adesso l'ho attivato, quindi se non è colpa mia. Ok, facciamo una prova. No, lo sento più, perfetto. Sì, che bello. Allora, cosa volevo dire? Appena siamo. Ora che siamo in onda e va tutto male. Che c'è uno scoop. Potrebbe andare peggio. Vorrebbe andare peggio perché non piove, quindi. Comunque c'è uno scoop. E lo scoop, salvo, se apro fin qui l'ultima cosa che ti ho inviato, è questo Ah fatto sì, che l'ultima, ecco. hanno addirittura, non si sa come e perché, ma hanno censurato quel video di 2 settimane fa che stavamo mostrando già noi 2 settimane fa Vi apro la pagina che mi hai dato, allora ci tolgo dallo schermo. sì. E è stato, cioè io questa settimana avrei voluto far sentire la mia famosa intervista per Isola Ilion, ma purtroppo non possiamo fargliela sentire perché è stata oscurata. Gli è dato un video privato, forse per la gioia dell'universo, quindi non nessun problema. Però c'è rimasto un articolo che conferma questa cosa, quindi non me la sono sognata. Quindi Savo, prova Sì, adesso a dovrebbe. farla. Eccolo qua, lo sto facendo visualizzare, dovrebbe essere in diretta l'articolo. Io sì, eccolo qua, scrollo un po' giù. Questo Aspetta, vi vado alla. Sì, ecco qua. lo stavo leggendo prima io, questo magnifico articolo dice di seguito l'intervista e poi c'è uno spazio bianco con Sì. è bellissimo. Eccolo qua, ve lo leggo io. Sì, leggilo tu. Allora, se pensate che il nostro intervento al Comic-Con fosse finito qui, vi sbagliavate di grosso. Siamo ancora qui, siamo ancora con un nostro appuntamento con le interviste di Illinois. Poi c'è un bellissimo. C'è una bellissima. Sì, c'è una bellissima immagine di Camarilla Italia, una bandiera con un teschio e il simbolo di Elysium. La bandiera con un teschio, sai che cos'è, giusto? Sì, lo so che cos'è, no, ho detto cos'era, non si riesce a vedere più grande di così, mi dispiace, ragazzi, accontentatevi. E poi l'articolo continua. Illinois non ha ancora esaurito il materiale raccolto al Comic-Con.
In questo filmato vi mostreremo il nostro incontro con Ambrogio Di Renzo, presidente di Arcadia, un'associazione culturale che ha l'obiettivo di diffondere la cultura del gioco di ruolo nel napoletano, grazie a una serie di iniziative in grado di coinvolgere molteplici realtà. Insieme a lui c'era anche Stefano Pellone, come rappresentante di Camarilla Italia, il quale ci ha parlato di Mondo di Tenebra, un po' in generale del mondo del gioco di ruolo sviluppato dalla White Wolf. Infine, Claudio Ricci, vicepresidente della giovanissima associazione culturale Elysium, ci ha raccontato le varie tematiche ruolistiche, da Dungeons & Dragons al Signore degli Anelli fino a Vampiri, con l'aggiunta anche di diversi tipi di wargames, come ad esempio Warhammer, teatro, miniaturistica. Ma lasciamo la parola al nostro Luca e ai tre ospiti. Non vi basta? Benissimo, allora non posso fare altro che consigliarvi di seguire direttamente Arcadia, Camarilla Italia ed Elysium, così che anche voi possiate entrare in stretto contatto in questo fantastico mondo. E poi ecco qui lo spazio vuoto del video che non esiste. Doveva starci la mia intervista, ma purtroppo, come sapete, è stato E andiamo alla nostra pagina, cliccando sull'articolo. scritturato. Sì. Tony, che ne pensi di questa situazione? Ma i poteri forti ci temono, questa è l'unica cosa che posso pensarci. Benissimo, adesso torniamo noi in diretta. Eccoci qua. Risalve! Vai, dimmi, Claudio. E possiamo passare al primo video che ti avevo mandato, perché dovrei metterlo mutato, mi raccomando, perché se no infrangiamo il copyright. Sì, mi hai fatto bene a dirmelo perché stavo andando E tutto se video per l'audio. video te lo dirò. Anzi, tu Ok. parti che sono tutti mutati, poi a caso li smuti. Ok, e andiamo. Parto con quest'altro video.